realtà perché non ci aspettavamo queste ultime due partite, perché comunque dopo Trapani, dopo Iesi venivamo da Modena, invece le ultime due partite abbiamo fatto passi indietro. Date sulle assenze, l'assenza di Giuri, il ricambio dell'americano, ma questo non toglie la brutta prestazione che abbiamo fatto stasera. C'è poco da dire, ci dobbiamo solo scusare per i tifosi che vengono a seguirci, a sostenerci. E, oltre che chiedere scusa, c'è poco da poter dire in una sala del genere. Chiedere scusa perché pensi che oltre ad una prestazione tecnica al di sotto delle vostre possibilità, anche da un punto di vista... Abbiamo fatto una brutta partita, appunto, quindi non è concesso, nel momento così dobbiamo comunque dare il massimo. Abbiamo provato sicuramente con determinati giocatori a fare il massimo, a mio avviso, ci sono spremuti fino alla fine, probabilmente la condizione non era ottimale, probabilmente lo stato di forma non è al top di qualcuno, ma è una brutta prestazione, non c'è niente da dire. A mio avviso, al di là dell'avversario forte che hai, però il terzo quarto davvero è stato brutto, troppo brutto, troppo più brutto dei primi due. Cosa sta succedendo? Cioè, dalla tua esperienza, mentalmente è successo qualcosa? Perché anche all'inizio con Forlì, cioè l'impatto alla partita è stato il fatto di subire tutti i due punti, sia sì, Forlì che qui. Sì. Però qui ci sta, voglio dire, hai sbagliato, premesso, abbiamo sbagliato. Però con Napoli, con una squadra di talento del genere, ci sta. Quello che non ci sta è Forlì. Oggi rispetto alla partita di Forlì, comunque, tu hai attaccato, hai fatto punti come li hanno fatti loro, dopo ti si aspetta andando avanti. Perché poi alla fine abbiamo sbagliato davvero tante cose semplici, da sotto di tutto e di più abbiamo sbagliato, con tutti, indistintamente con tutti. Dal punto di vista dell'orgoglio, diciamo, personale, pure è mancato qualcuno? Ma sai, quando andiamo a toccare queste cose è sempre difficile, voglio pensare di no, anche se apparentemente sembra che qualcosa e qualcuno sia mancato, però... Mi auguro che sia, ripeto, mi voglio appoggiare all'aspetto della condizione fisica o mentale, visto il periodo magari di qualcuno, però nulla lasciava presagire prima di queste due partite che potessimo stare così. Ripeto, c'è l'assenza di un giocatore, passi questa, il ricambio di nuovo perché comunque adesso rientra un americano diverso dall'altro, però è chiaro che questo americano deve far fare di più il salto di qualità, al di là dei punti che fa lui. Deve ovviamente perdere anche con i palloni perché sarebbe meglio magari concretizzare un po' di più rispetto a tanti piccoli errori che fa, però mi sembra che il contorno poi non è che si sia espresso bene. Il problema è di tutti, no? La brutta, torno lì, la prestazione è brutta, proprio da aggiungere, mi sembra che abbia già detto abbastanza. Senti Franco, è stata brava Napoli a non farvi fare il gioco con Mosley o anche voi, cioè non siete riusciti a costruire situazioni con che potessero consentire di sfruttare la fisicità di Mosley. Noi abbiamo costruito male, brava anche Napoli perché ha giocatori di una certa stazza fisica capaci di occupare spazio, devo dire che loro sono stati bravissimi stasera, hanno dimostrato di essere Napoli, quella che si pensava all'inizio del campionato, ora sono al completo, stanno giocando tutti e si vede che la squadra da quando è al completo ha vinto le ultime tre partite, sicuramente è una squadra di prima fascia che può tranquillamente risalire, quindi sicuramente bravi loro, noi a mio avviso abbiamo messo il nostro, poi abbiamo migliorato le cose, però quando le abbiamo migliorate dal punto di vista delle elaborazioni abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo sbagliato tanti tiri, tante cose facili, ripeto, il terzo quarto, inizio del terzo quarto è stato devastante, non abbiamo più segnato, sbagliando tantissimo, poi lì ci siamo innervositi, abbiamo cominciato ad accelerare e uscire fuori dal sistema, quindi fatto ancora peggio. Senti, sì, una domanda più in prospettiva, Rodney Green, hai visto qualche segnale, su che cosa dovrai lavorare anche per cercare di inserire meglio il giocatore, anche soprattutto in considerazione del fatto che Green con Mosley e con Gatti è la prima volta che eravamo tutti quanti insieme, oggi mancava, anzi per la prima settimana che dovevamo essere tutti quanti è mancato più. E dopo quello che si è allenato e si è riallenato prima, quindi uno è entrato e uno uscito, quindi ancora una volta siamo stati senza uno, cioè quella squadra pensata in estate ancora poi una volta uno, una volta l'altro sono mancati. Di sicuro sia Green ma lo stesso Mosley mancano di condizione, perché? Perché sono indietro, perché
Mosley abbiamo accelerato il recupero, però è chiaro che i tempi lunghi in campo fa fatica a coderli. È la stessa cosa Rodri, con questo mese e mezzo di sosta praticamente significa ricominciare da capo. Per cui questi sono sicuramente due aspetti che dobbiamo andare a curare e dobbiamo migliorare nel tempo. Però quello che poi deve migliorare e deve riprendere è il sistema insieme, cioè il gioco di Rodri all'interno di una squadra deve migliorare sicuramente, perché è uno ovviamente che ha più la palla in mano come playmaker. È ovvio che rispetto alle altre partite oggi abbiamo visto meno tiri di Bucci, meno tiri di tutti gli altri, perché molti tiri li ha presi Green. È normale che si sembra che rientra nella normalità di un sistema. Nell'ultima conferenza stampa casalinga, dopo appunto la precedente gara che avevi giocato qui al palazzetto, mi è risembrato non tanto convinto del fatto che Green potesse rientrare in tempo per questa gara, nel senso che hai detto aspettiamo che torni effettivamente al 100%. Ecco, questo Green è al 100% nel frattempo? No, Green non è al 100%, però dovevamo fare una scelta, anche perché Johnson praticamente non ha preferito andare avanti, perché avremmo dovuto aspettare un'altra settimana, probabilmente non so per quali motivi suoi personali, se aveva altre richieste, queste non lo so, è andato a sapere, ma non mi interessa. La scelta del giocatore era quella di improseguire. Quindi abbiamo accelerato il discorso di prima. Non hai voluto sottolineare troppo l'assenza di Giuri, comunque quanto sarebbe servito oggi una descrizione di gioco considerando anche la serata francamente negativa di Guarini? Ma sono sempre tutti utili, quindi è chiaro che sia Rodri quando ha portato palla, lo stesso Salvatore Parrillo sono andati anche abbastanza bene, questo. Però è sempre un giocatore in più, una scelta in più che puoi avere in una serata del genere, forse sicuramente è meglio. Ripeto, non mi va di appoggiarmi a queste cose qua. Mi secca uscire dalla partita così, potevamo giocarci la partita in un altro modo, poi ci sta che perdi perché giochi una squadra comunque forte e puoi perdere. Però a mio avviso il terzo quarto l'abbiamo portato alla grande, all'inizio soprattutto. Ho dovuto fare 3 time out in un quarto, in 6 minuti credo, 7 minuti, non mi ricordo come mi sia mai successo. Qui è stato sicuramente il momento più difficile della partita. Ecco, chiaramente queste due sconfitte fermano la rimonta verso la zona playoff. Quanto può essere difficile ora ripartire? Perché sembrava che ormai tutte le caselle fossero andate al posto giusto. A mio avviso non è difficile, bisogna lavorare perché quando si passa attraverso questi momenti è come ce lo siamo detti dopo il primo mese, devi metterti sotto e lavorare. Allora, probabilmente aspettiamo che rientri anche Giulio e passeranno almeno un'altra settimana sicuramente, ma quando andiamo a regime abbiamo tutto il tempo per recuperare il gap, perché comunque la classifica è molto corta, nella parte centrale si può arrivare benissimo, ci se la può giocare fino in fondo, quindi su questo sono sempre convinto e sono sempre convinto di questi ragazzi. È chiaro che la prestazione di stasera mi amareggia, ma dobbiamo lavorare e cambiare registro. Ripeto, il primo pensiero mi va a tutti quelli che ci seguono, dal club ai tifosi, perché comunque ci sostengono sempre, per cui mi dispiace davvero per loro, perché non è sicuramente un bel Natale quello che andiamo a passare, perché l'avremmo fatto volentieri con un risultato così buono. Giuli sta a disposizione, si cercherà di forzare il recupero. No, anche lui praticamente ha avuto un incidente nella partita di Forlì, gli è crollato addosso un avversario e da lì c'è stata una leggera distrazione a livello muscolare, per cui bisogna essere molto attenti perché è la posizione molto delicata. Nella parte posteriore della coscia, subicidile femorale, nella parte dell'inserzione, per cui passa distale, per cui ci sarà da non forzare, da essere molto cauti, da essere attenti. Quindi noi ci metto almeno 15 giorni prima di ricominciare, vediamo in settimana come va, noi non lo forziamo, se gioca vuol dire che i medici hanno dato l'ok per giocare, quindi la stessa cosa era un po' con Green, magari sapevamo che magari non dovesse giocare 31 minuti, alla fine forse ha giocato un po' di più di quello che pensavamo noi, vista la condizione, però alla fine ci poteva giocare, è un rischio che potevamo assumerci. Però il calendario oltretutto, secondo me, le prossime settimane non gli aiuta, Casale non ferrato, una squadra che
che ha lottato fino all'ultimo possesso con Torino, poi Verona, quella forse in questo momento più in forma del campionato, da dove deve arrivare la forza per tentare di reagire? Credo che ognuno di noi dentro di sé deve avere i giusti stimoli per questo. E torno al momento di prima. Il primo obiettivo è rispettare sempre la società prima di ogni altra cosa. I tifosi che vengono comunque al palazzetto a sostenerci e più di ogni altra cosa noi stessi. Per cui da lì possiamo ripartire. Siccome abbiamo dimostrato che abbiamo le capacità di poter vincere contro determinate squadre, se abbiamo vinto a Trapani, a mio avviso, che non è affatto un campo facile, comunque anche come tipo di squadra, come tipologia di squadra, non è una squadra facile, a mio avviso possiamo anche vincere. Se siamo stati a Barcellona punto a punto, se a Capodogrado la partita abbiamo perso dei punti, e non eravamo questi in quelle prime partite perché eravamo tutt'altra squadra, perché ci mancavano determinati giocatori. Quindi è chiaro che parte da noi stessi e le capacità che abbiamo per poter recuperare e per poter vincere le partite. Il calendario, nel senso che non lo sto a dire il calendario, perché qui ogni domenica vengono fuori risultati molto particolari, per cui non è detto che puoi vincere e perdere, come abbiamo sempre detto, con chi muore. Per cui andiamo avanti su tutto, da questo punto di vista. Grazie, a voi che sono andati.